Craig Warwick in ospedale, le prime parole dopo il malore: mi serve tempo per recuperare. Il messaggio ai fan dopo il ricovero dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Ancora affidato ai medici, difficilmente potrà sottoporsi alla prova della macchina della verità in merito al Cannagate. Craig Warwick è stato ricoverato in ospedale, dopo un malore accusato martedì 27 febbraio nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Le condizioni del sensitivo ex naufrago all'isola sono tuttora nel più stretto riserbo, ma lo stesso Craig ha inviato un messaggio per rassicurare i suoi fan. Ecco le prime parole in un post Instagram. Il malore durante la puntata dell'isola. Non è dunque chiaro quali siano le ragioni del ricovero di Warwick, che probabilmente dovrà stare a riposo ancora per diverso tempo. Alla notizia del malore in studio all'isola, c'era addirittura chi aveva insinuato una finta, come il figlio di Franco Terlizzi, che attendeva un confronto tra lui e il padre sulle accuse di presunta omofobia, mentre le immagini mostrate ieri a pomeriggio 5 hanno provato che il britannico effettivamente è stato portato in ospedale. Craig si è ritirato dall'isola per problemi di salute. Il problema potrebbe essere riconducibile all'infortunio che ha costretto Craig a ritirarsi dall'Isola dei Famosi. Pare si sia trattato di un problema alle costole dopo un piccolo incidente, che ha reso impossibile la permanenza nelle reality, tra le difficili condizioni di vita imposte dal gioco. Salta la prova della macchina della verità. Chiarito che Warwick è fortunatamente sulla via della guarigione, con un po' di malizia non si può non pensare che il ricovero gli impedirà molto probabilmente di sottoporsi alla macchina della verità a Domenica Live il 4 marzo. Craig ha accettato di affrontare il test per provare la sua versione dei fatti sull'ormai chiacchieratissimo Cannagate. L'ex naufrago sostiene di non aver mai visto Francesco Monte fumare marijuana, Avenger, che ha già superato la prova della macchina della verità, accusa lui, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti di mentire. Nadia e Cecilia hanno trovato un altro modo per sottrarsi al temuto test di Barbara D'Urso, sono ripartite per l'Honduras, dove andranno al ballottaggio per essere riammesse in gioco.